Aumentano i casi di contagio da Covid-19 in Campania. Solo ieri la nostra è stata la seconda regione per numero di positivi giornalieri, dopo la Lombardia. Abbiamo chiesto ai cittadini di Torre del Greco cosa pensano e se sono preoccupati. Tanti sollevano dubbi sull'osservanza delle norme di distanziamento, specialmente riguardo ai giovani e dei luoghi come discoteche, dove gli assembramenti risultano quasi inevitabili. L'ombra di un nuovo lockdown e le conseguenze che potrebbe avere sull'economia, per molti, fa più paura della stessa pandemia. Aumentano i casi di contagio in Campania, che ne pensa? Sinceramente non sono preoccupata, non vedo particolari, anzi vedo le persone molto rispettose delle regole, perlomeno qui sul territorio, parliamo di Torre del Greco. Certo è che se si allentano le misure ci potrebbero poi essere eventualmente problemi. Più che altro la preoccupazione è chi ritorna anche dall'estero, casi di focolai in Spagna, in giro per il mondo. Sembra che noi abbiamo ormai arginato l'emergenza, però dobbiamo essere sempre attenti per fare in modo che non si ritorni alla situazione angosciante di qualche mese fa. È un po' preoccupante per tutti noi che abbiamo vissuto comunque momenti brutti. Spero che al più presto si risolva, insomma, con un vaccino e che non viviamo più in questa paura, perché ogni volta che si sente comunque una sirena oppure si sente parlare di nuovi contagi, comunque viene in mente il periodo che abbiamo vissuto del lockdown, che è stato un periodo bruttissimo. Speriamo di non riviverlo di nuovo. È preoccupata per i nuovi casi di Covid? Sì, tanto. Teme un nuovo lockdown? Sì. E come si farà poi? Non lo so. Temo semplicemente l'irresponsabilità della gente, che è troppa, anche qui a Torre del Greco e in tutta la Campania. In particolare i giovani, secondo te, si stanno comportando bene? Assolutamente no, perché appunto anche ieri ho parlato con alcuni colleghi e non concepiamo il fatto che le discoteche debbano riaprire e magari l'università per laurearsi no, dove lì magari comunque il distanziamento si può rispettare, invece in una discoteca è inevitabile che il distanziamento non si può rispettare. Nuovi casi in Campania, siete preoccupato? Sì, abbastanza. Pensa che si arriverà un nuovo lockdown? Spero di no, ma se andiamo di questo passo penso di sì, perché la gente non mette le mascherine, non si protegge, quindi siamo su questa strada. I torresi come si stanno comportando? Credo, se ti guardi in giro, malissimo. Come vedi, pochissimi di noi portano una mascherina, quindi no, siamo messi male, insomma. La situazione deve essere un attimino ripresa. Io sono il primo a stare senza mascherina, ma mi rendo conto che è sbagliato e che certe cose vanno un pochino riviste. Mi spiego meglio: viaggiare, se non per lavoro, per motivi estremamente importanti, è ancora una cosa che non ci possiamo permettere. Secondo te i torresi come si stanno comportando? Abbastanza bene. Io lavoro al pubblico e ho lavorato anche in periodo di Covid e devo dire che rispondono abbastanza bene. Certo è che, come dicevo prima, è il distanziamento sociale che ha bisogno di essere rispettato più che alla lettera, perché anche stare per strada con le frontiere aperte può essere qualcosa di contagioso. Ci potrebbe essere una nuova chiusura, secondo te? Io spero di no, soprattutto perché non ce lo possiamo permettere, soprattutto dal punto di vista economico. Però il rischio c'è, il rischio inevitabile che c'è, perché i contagi sono quelli che vediamo, 16, 19, 20, stanno risalendo, e un pochino per il turismo, perché comunque vengono persone da fuori dall'Italia, portatrici di Covid, un pochino perché certe abitudini che avevamo durante il lockdown le abbiamo perse, i risultati sono questi. C'è bisogno di ripartire in qualche modo, quindi ci si espone a un rischio maggiore. Se mi espongo a un rischio, evidentemente andrò a verificare un aumento dei contagi, probabilmente è una cosa inevitabile. Ovviamente adesso bisogna vedere se questi contagi a cosa portano, nel senso, io mi ammalo, sono positivo, però che significa essere positivo? Significa che devo andare in terapia intensiva, vado a occupare ospedali,
fin quando sono malato, cioè sono positivo, ma rimango a casa per fatti miei, non vado a gravare sul sistema sanitario nazionale, evidentemente che io sia positivo non ha una grande influenza sul paese. Se invece aumentano i positivi, aumentano anche i ricoveri in ospedale, aumentano le spese, allora lì diventa un problema. Quindi bisogna vedere il sintomatico effettivamente che sintomi ha. Quindi se sta bene può rimanere a casa per fatti suoi, oppure deve essere ricoverato. Allora se deve essere ricoverato il problema è grave. Se non deve essere ricoverato forse non c'è nessun problema. La positività non è tutto.